tutti, oggi prepariamo in casa il pane di Altamura. Dico il pane di Altamura, ma naturalmente quella mia è una rivisitazione, un adattamento della ricetta tradizionale che vede pezzature enormi, si fanno dei filoni da 3 kg, insomma, tutta un'altra cosa. Quella che facciamo noi è una semplificazione, è un pane chiaramente che ha la semola, quindi il grano duro rimacinato, appunto i profumi del pane di Altamura, del pane pugliese. Lo facciamo in casa, la ricetta è semplicissima, vi lascio gli ingredienti che sono 200 g di farina 00, 100 g di semola rimacinata, quindi sono 300 g di farina, viene un piccolo filoncino. 190 ml di acqua, 10 g di lievito di birra fresco, un goccino di miele, voi prendete il vasetto di miele e lo alzate subito, fate cadere un goccino e un pizzico di sale. Poi naturalmente lo sapete, io metto sempre dei semi che insomma sono la mia passione, semi di zucca, mi piacciono molto, mi piace arricchire il pane. Vediamo come si prepara, perché è semplicissimo, riempie la casa di profumo e dà tantissima soddisfazione. Allora, seguiamo le dosi che vi ho dato alla lettera. I 200 g di farina, i 100 g di semola, mischiamo insieme in una ciotola abbastanza grande che ci servirà in realtà solo all'inizio. Poi andiamo a sciogliere il lievito, sono circa 10 g nell'acqua, vi dicevo 190 g. Voi se fate questa dose, vi assicuro, viene perfetta la filettina di pane. Il goccino di miele, che in realtà il miele dà molto aroma e aiuta tanto anche la lievitazione. Aggiungiamo a questo punto l'acqua dove abbiamo sciolto il lievito e iniziamo magari con un cucchiaio, come sto facendo io, a partire con l'impasto. Il pizzico di sale, questo sempre dà sapore, e iniziamo appunto così a mischiare con un cucchiaio la prima parte, diciamo, quando dobbiamo unire la parte liquida alle farine. A questo punto, come abbiamo un po' ottenuto un panetto, ci trasferiamo sulla nostra bella tavola di lavoro, la tavola di legno, che si fa sempre un po' nonna in casa, però la tavola io credo che sia indispensabile, faccia parte proprio del corredo della cucina. Sulla tavola, appunto impastando, usando le mani, hai tantissima soddisfazione. Anche il pane è necessario assolutamente lavorarlo con le mani, perché gli impasti ci sentono la nostra energia, sentono che ci fa piacere quello che stiamo facendo. Insomma, mentre si lavora, molte volte si riesce a svuotare anche la testa dai pensieri. È molto bello impastare, poi soprattutto un impasto morbido come quello del pane è davvero piacevolissimo. Avete visto, ho messo, intanto che chiacchieravo, ho messo i semi, che sono i classici mix di semi che vanno bene per il pane. Copro, rimetto nella ciotola, avete visto, copro e faccio fare una prima lievitazione. Di solito il tempo che faccio cena, pulisco la cucina, un paio d'ore, ma anche un'ora e mezza è sufficiente, in modo che, diciamo, il nostro impasto si è riposato e inizia piano piano a gonfiarsi. A questo punto riprendiamo la tavola, di nuovo un pochino di farina sarà necessaria, e impastiamo energicamente, impastiamo bene appunto questa nostra filetta di pane, io dico tra virgolette pugliese. Diamo la forma rotonda, che è classica, e anche questa vi assicuro aiuta la lievitazione. La sistemiamo in un sodino che potrà anche essere usato per la cottura, carta forno sotto, fate, incidete in alto, fate la croce classica e fate a questo punto lievitare a lungo. A lungo intendo
8-10 ore sono necessarie. A questo punto il pane, eccolo qua, vedete com'è cresciuto. Adesso ci dedichiamo alla cottura. Anche questa è molto molto importante da seguire alla lettera. Nel forno mettiamo due griglie. Su quella in basso appoggiamo una ciotola, chiaramente un Pyrex adatto al forno con dell'acqua dentro in modo da creare umidità. Siamo a 220 gradi forno statico, acqua e poi mettiamo il pane nella parte centrale. I primi 10 minuti a 220 gradi, poi abbassate di 10 gradi. Abbassate di 10 gradi, quindi a 210, ma anche a 200 va bene, e fate trascorrere altri 40 minuti. Come suona il timer e il pane è pronto, aprite lo sportello del forno, tirate fuori la ciotola con l'acqua e lasciate a riposare in forno caldo, ma oramai spento, per altri 5 minuti. Vi assicuro, vi sarà venuta una filettina di pane da leccarsi i baffi. Questa andrà a ruba. Arrivederci al prossimo video, un abbraccione.